grazie a tutti voi e grazie al Nazionale di avermi dato questo compito per raccontarvi cosa abbiamo fatto come rete degli istituti. Ho deciso di usare un titolo che partiva da una citazione, l'elogio dell'impurezza. In realtà non è un'espressione mia, è un'espressione di Primo Levi, tratta dalla novella Zinco del sistema periodico, dove dopo un esperimento andato male con lo zinco, Levi trae due conseguenze, quelle che chiama due conseguenze filosofiche: una, quella dell'elogio della purezza come uno sverbo che protegge e che scarta, lo leggete perché è disgustosamente moralistica; l'altra, quella dell'elogio dell'impurezza, sul quale fa alcune considerazioni e si attarda a rifletterla e commenta: perché la ruota giri, perché la vita viva, ci vuole il dissenso, il diverso, il grano di sale, di pepe. Il fascismo non li vuole, li vieta, e per questo tu non sei fascista. Vuole tutti uguali e tu non sei uguale. Ecco, io quando penso alla rete degli istituti che ho qui l'onore di rappresentare, spesso penso a questa frase per definire il loro essere antifascisti, che ha molto a che fare con la questione della razza e del diverso. Gli istituti della Resistenza sono centri di ricerca, ma mai di ricerca pura, per evidenti limiti economici, centri di divulgazione, ma spesso contro la vulgata corrente, dentro la scuola, ma ricordare pagine che non sempre si avrebbe voglia di ricordare, tutti uniti in una rete, ma tutti completamente diversi, per forma, per statuti e soprattutto per teste che ci lavorano. La rete degli istituti è un ibrido, direi, per eccellenza, e credo che se porta un contributo alla nostra collettività è l'esercizio dell'impurezza, come modo di essere e di pensare, affinché non si assopisca il dissenso, come volontà di interrogare, ristudiare sempre diversamente, senza paura di confrontarsi col presente, la storia delle radici da cui veniamo come collettività. Ecco perché ho voluto questa frase a inizio di questa mia relazione, che deve essere un po' un elenco, e mi scuso, ma siamo tanti e abbiamo fatto, lo vedremo, tante cose per questo 80° della promulgazione delle leggi razziali. Per inquadrare il nostro lavoro mi sembrava importante fare due osservazioni velocissime sul contesto generale in cui gli istituti della Resistenza hanno lavorato. Credo che ieri è stato detto più volte, giustamente, la consapevolezza delle leggi per la difesa della razza, del nostro essere stati fascisti per legge arrivata tardi, solo negli anni, abbiamo detto a partire dall'88. Dentro gli istituti possiamo vedere come dal 2001 questa consapevolezza abbia, con l'istituzione del giorno della memoria, abbia forse portato più a concentrare l'attenzione della collettività sulla persecuzione delle vite, più che su quella persecuzione dei diritti e quella surreale normalità di quel periodo in cui l'Italia appunto ha perseguitato i diritti e non le vite. In particolare direi che possiamo pensare al 2018, all'80° della promulgazione delle leggi razziali, credo come anno che è stato, come 80° che è stato caratterizzato sicuramente dalla nomina a senatrice a vita di Liliana Segre. La nomina del 19 gennaio, a sottolineare l'importanza di questa decisione nell'80° è stato il Presidente del Consiglio dei Ministri che ha immediatamente controfirmando la nomina, e è stata la stessa senatrice Liliana Segre a voler porre all'attenzione quel filo ininterrotto tra persecuzione dei diritti e persecuzione delle vite, che forse come collettività avevamo così cercato di dimenticarlo. L'ha fatto immediatamente nelle prime dichiarazioni, l'ha fatto quando ha preso la parola per la prima volta in aula il 5 giugno. E in quell'occasione ha sottolineato, voluto far emergere con forza la consapevolezza del passato come volontà di vigilanza sul presente. E allora, se forse è presto per considerare quanto la comunità scientifica ha fatto e ha prodotto per questo 80°,
sappiamo benissimo degli studi che sono arrivati a compimento del professor Sarfatti su delle piste di ricerca aperte da tanti anni, sappiamo certo dei documenti che mancavano alla ricerca e che sono emersi da un lavoro, lasciatemi passare il termine se posso dire, di autocoscienza sui propri archivi da parte di tante istituzioni, pensiamo a Ca' Foscari e alla mostra sul suo archivio rispetto alle leggi razziali, a tante scuole che hanno lavorato sui propri archivi. Ecco, a parte questo di cui sappiamo, commenteremo più tardi che cosa la comunità scientifica ha prodotto per questo 2018, io però mi azzarderei a dire che anche la comunità scientifica è stata attraversata da quel bisogno che l'Europa definisce di memoria attiva, di cittadinanza attiva, con sapere, di conoscere. E dico questo pensando a San Rossore 1938, in cui mi sembra che il convegno internazionale pur importante, San Rossore 1938, organizzato dall'Università di Pisa con Scuola Normale, che in cui il convegno internazionale che pur c'è stato forse ha avuto meno eco della cerimonia del ricordo e delle scuse del discorso tenuto dal rettore Paolo Mancarella, che appunto risottolineava la necessità dell'incontro tra passato e presente e in qualche modo il bisogno di un risarcimento morale e civile di fronte a cui, lui diceva, la parola scusa è eloquente ma al tempo stesso inappropriata ed adeguata. Cito questo discorso perché questo discorso è sulla pagina del nostro sito della rete degli istituti, proprio a fianco della carta da cui sono partita per provare a illustrarvi. Vedete, mi scuso Igor, almeno che se ci possiamo sostenerla. Mi scuso un po' perché purtroppo insomma c'è un problema tra computer e proiettore, è un po' sgranata l'immagine, ma spero si veda meglio. Questa carta, che è la carta della nostra rete degli istituti, da cui sono partita per raccontarvi quanto abbiamo fatto e, sottolineo, voluto comunicare attraverso i siti rispetto alle attività per le leggi razziali. Allora, due osservazioni preliminari. L'istituto PARI, la rete del nazionale, non si è fatto trovare impreparato rispetto all'anniversario 1938. L'attenzione per il 38 direi che ha caratterizzato tanto l'impegno del gruppo dirigente che è andato a fine mandato nel giugno scorso, che è quello del gruppo dirigente attuale. Ricordiamo la Summer School del 2018, organizzata con un espresso riferimento alle leggi razziali quest'anno a Trani, che ha preso come oggetto di studio l'intolleranza proprio in occasione dell'80° delle leggi per la difesa della razza. Il convegno di oggi ha una lunga storia che in qualche modo è stata ricordata, ma mi piace risottolinearla. Noi degli istituti sappiamo, il 17 aprile 2018 a Milano c'è stato un incontro su fascismo, fascismi, in cui il nostro attuale presidente Pezzino ha preso la parola e ha, lo ricordava Filippo Focardi ieri, e ha espressamente messo sotto gli occhi di noi storici i fatti di Macerata, proponendole un'analisi in qualche modo anticipando forse un impegno a essere qui oggi. Non a caso nel giugno ancora Pezzino ha preso chiaramente la parola quando c'è stato questo discorso, questa proposta di possibilità di Matteo Salvini su un possibile censimento dei gay rom, e a luglio ancora il Nazionale è intervenuto attraverso una lettera di Pezzino per portare solidarietà ad Chiara Zevi nel momento in cui era stata fatta oggetto di minacce naziste e razziste inviate per lettera. Questo lungo percorso ci porta qui, credo, in una delle caratteristiche precipue degli istituti della Resistenza, che il nostro presidente ha sottolineato in maniera forte in questi atti,
occuparci di una storia che è passato ma non è completamente passato, ma continua a interrogare il presente e a pesare sul presente, una storia che non è chiusa, che è difficile raccontare con il tempo del passato remoto perché continua ad agire nel nostro presente. Veniamo alle attività della nostra rete. Allora, per raccontarvele ho provato a proporvi delle carte. Delle carte partendo appunto da quello che gli istituti hanno fatto e, ripeto, hanno voluto raccontare sui loro siti. Non sono andata a interrogare istituto per istituto, ma ho guardato sito per sito i siti degli istituti. Ho cercato di unire le attività per macro temi. Il primo mi è venuto a narrare il passato. Io credo che un esercizio che gli istituti perseguono con convinzione e tenacia è certo quello della narrazione del passato dentro la collettività. Raccontare il passato agli altri, alle nuove generazioni, è per gli istituti un impegno a trovare i modi e le forme con cui costruire il racconto del passato per creare, lo diceva presidente di Macerata, un ponte tra generazioni, un ponte tra chi nasce, tra chi arriva, tra chi sta dentro la nostra collettività. Se guardiamo la carta che qui vi propongo e guardiamo l'attività degli istituti, per questo 80esimo abbiamo proposto corsi per studenti dentro le scuole, lezioni singole per studenti in occasioni particolari spesso legate al calendario civile, conferenze per adulti, corsi di formazione per adulti. Direi che il caso di Perugia lo possiamo portare a esempio. Giorno della memoria 2018, Perugia parla con tutti, con la scuola, organizza insieme all'ufficio scolastico una conferenza per gli studenti in comune, con gli insegnanti organizzando un seminario in archivio di Stato, con l'università organizzando un convegno all'università. Ma ritorniamo e cito Perugia per questa, perché mi sembra esemplare di questa voglia veramente di aprire, di narrare il passato, direi a chiunque ha voglia di ascoltare. Ritorniamo alla nostra carta. La rete degli istituti ha organizzato almeno 3 convegni, uno a Padova, uno a Rimini, questo di Macerata. Credo che Filippo parlava della collaborazione col CEDEC, questi convegni lo dimostrano nei fatti, hanno sostanzialmente tutti la collaborazione del CEDEC, sono soprattutto, se guardiamo i temi, hanno voglia di aprirsi sull'Europa e a una dimensione europea, così Rimini, così l'abbiamo sentito benissimo ieri. Portano un'attenzione specifica sul 38, lasciando implicito il tempo lungo dell'antisemitismo, dell'antiebraismo, lasciando implicito forse la questione del razzismo coloniale, ma che poi ritroviamo dentro i nomi dei relatori e dentro i corsi più lunghi che poi gli istituti vanno a organizzare. Proviamo a considerare le lezioni per gli studenti. Possiamo notare che normalmente le lezioni per gli studenti dedicate all'80esimo sono cadute quasi tutte intorno al 27 gennaio. Fa eccezione solo la Spezia, che propone agli studenti una lezione sull'80esimo delle leggi razziali per il 25 aprile. Gli istituti hanno dialogato per questo 80esimo con 2 testimoni, Liliana Segre, invitata da Genova, e Novara con un bambino salvato, Franco De Benedetti Tedio, che in realtà lavora con Novara da più tempo, ha proprio un lavoro con le scuole dentro l'istituto di Novara da alcuni anni. Tanti sono stati i laboratori proposti alle scuole, direi di ogni ordine e grado, anche per i piccolini delle scuole primarie, come bene ci insegna l'Istituto di Reggio Emilia. In questi corsi per studenti il tema delle leggi a difesa della razza, vi dicevo, si
si declina in una prospettiva più lunga, che è connessa al tempo lungo del fascismo o del Novecento, o secondo temi più ampi come il razzismo e l'antisemitismo. Se passiamo a considerare le occasioni di incontro con gli adulti, ci sono tante presentazioni di libri, in primis quelle del professor Sarfatti, presentati un po' dovunque nei nostri istituti. Se lasciamo da parte le presentazioni dei libri, possiamo notare come ci sono una serie di riflessioni sulle leggi razziali che anche qui le coniugano dentro il tempo lungo del Novecento. Lo ha fatto l'Istituto di Vicenza, lo ha fatto Siena con i decennali del Novecento, lo ha fatto Bologna con i percorsi del Novecento. Legandolo al tema, lo dicevamo prima, nei corsi lunghi ritorno al tema del colonialismo, Roma con colonialismo e razzismo. Altra osservazione, questi percorsi per adulti legano spesso quello che stiamo facendo noi adesso, la riflessione sul passato con la riflessione sul presente. C'è il corso di formazione proposto dalla Piacenza Razzismi, che parte dalle leggi razziali per considerare l'oggi. C'è stato, perché Piacenza lo stanno facendo in questo periodo, c'è stato l'importante corso di formazione organizzato ad Asti, ancora una volta in collaborazione col CEDEC, che portava non a caso il significativo titolo Imparare dal passato, agire per il futuro. Una cosa che mi sembra interessante, gli istituti sono spesso nelle scuole. Bene, quando fanno i corsi di formazione, il tema della scuola fascista ricorre quasi in tutti i corsi, in tanti corsi. L'ho fatto Ravenna in questo periodo con un corso tutto di formazione sulla scuola fascista, lo ha fatto Bologna sia come Istituto Parri sia come Archivio di Stato e Fondazione della Memoria della Deportazione. Spesso è il professor Gabrielli che ci lega come istituti. Passiamo alle mostre. Le mostre calcolate che sono lo strumento così mi sembra di aver capito dall'esperienza, però non lo so. Sono lo strumento con cui gli istituti cercano di dare conto delle loro ricerche. Io credo che nello strumento mostra mi sembra di leggere tra le righe delle varie presentazioni che sono sui nostri siti, nella mostra l'istituto trova il mezzo in cui lo strumento in cui trovare il punto di equilibrio tra una volontà di ricerca sul campo, tra la necessaria presenza sul territorio, tra l'obbligo all'evento culturale per tirar su qualche soldo, al rapporto con le scuole. E qui la mostra ultimamente dà una possibilità di sperimentazione del grande tema dell'alternanza scuola-lavoro con cui i nostri istituti sono obbligati a confrontarsi. Ebrei a Verona, l'Istituto di Verona l'ha fatto tutto in alternanza scuola dal lavoro, in parte la nostra mostra di Bergamo ha avuto qualche addentellato alternanza scuola dal lavoro. Se ci soffermiamo sui titoli e sulle presentazioni delle mostre, capiamo chiaramente che le mostre esprimono un intento locale, che può essere tacciato spesso, o è troppo spesso tacciato di localistico. In realtà credo che questo essere legati al locale è la ricchezza della rete degli istituti. E credo che su temi come quello delle leggi razziali si ne misura tutta l'importanza di questa ricchezza. Da una parte non faccio che ripetere quello che diceva il presidente di Macerata ieri, il provare a far passare la grande storia dentro il territorio vuol dire far sentire ai cittadini che la storia che si studia sui libri di scuola è la storia che passa vicino a casa. Dall'altra, penso che questo esercizio continuo a rideclinare localmente, in esperienze diverse, quella storia nazionale legati a temi appunto come quello delle leggi per la difesa della razza, delle leggi anti-ebraiche, ci fa ritornare a riflettere su come l'esperienza colga persona per persona. La storia siano individui, storie di individui
Primo Levi diceva, sacre come quelle della Bibbia, e che in qualche modo noi ci dobbiamo impegnare a riraccontare o a trovare le parole per riraccontarle. In generale possiamo vedere che sono state prodotte 6 mostre originali dalla rete degli istituti per queste leggi razziali. Una, quella di Treviso, ha preso la ricorrenza dell'80esimo delle leggi per la difesa della razza per declinare il tema dell'ecologia e del razzismo coloniale. Dico 6 e ne ho scritte 7 perché la mostra di Pisa è in realtà una mostra organizzata a Pisa, è una mostra che è stata prodotta da un istituto della resistenza a Livorno che è stata poi portata a Pisa in occasione delle leggi razziali, quindi originale a metà, insomma, ecco, volevo. Tutte queste mostre hanno, anche se i titoli non lo fanno vedere, un rapporto diretto con il territorio. I nostri istituti però accolgono anche altre mostre che vengono da altri istituti e da altre fondazioni. Lucca e Carpi hanno ospitato la mostra della fondazione del Museo della Shoah, Rimini ha ospitato la mostra del CEDEC. Anche qui Carpi ospita una mostra, Carpi vuol dire Fondazione Fossoli, ospita la mostra della Fondazione del Museo della Shoah di Roma, ma ci aggiunge una declinazione su Modena, per in qualche modo radicare nel territorio quella mostra. Vi faccio notare, ho messo anche le mostre lasciate a disposizione, perché mi sembra importante ricordare come il tema delle leggi razziali attraversi l'attività degli istituti indipendentemente dalle ricorrenze. Gli istituti della resistenza sono spesso chiamati a dover agire per legati al calendario civile o alle ricorrenze, ma hanno il loro tentativo di portare avanti in realtà riflessioni indipendentemente da quello che il pubblico chiede. E questa proposta di mostre fatte negli anni passati mi sembra in qualche modo dimostrarlo. Pubblicazioni. Cosa abbiamo fatto? Le pubblicazioni, qui io ne ho portato, non so come si fa, le pubblicazioni ripetono, se volete, quel discorso su nazionale e locale, la volontà di continuare a riflettere su una storia che è nazionale e riprovare a riproporla sul locale, ma io vi ho messo lì appunto le 2 riviste, Alessandria, Quaderno di Storia Contemporanea, questo numero monografico che se avete voglia poi di guardare, Il filone nero del razzismo, una prima parte su una riflessione sul nazionale e un apparato di documenti invece che va nello studio degli archivi locali. Idem Belluno con la sua rivista Protagonisti, in cui ci sono 2 articoli, uno di riflessione generale e uno sulla documentazione locale. La nostra mostra bergamasca, che fa la stessa cosa, intreccia, che diventa una mostra che diventa un catalogo, intreccia piano locale e piano nazionale. Ma direi che c'è di più, e lo dico a 80 anni dalle leggi razziali, a cura di Cavicchi e Nardelli dell'Istituto di Perugia, che è un lavoro che dimostra, è un lavoro che viene dalla pubblicazione dei lavori di una trentina di insegnanti che hanno fatto nel 2017 un corso di formazione sulle leggi razziali e che qui in qualche modo riuniscono il frutto di questo percorso di formazione. Ma c'è di più. Direi che questo lavoro dimostra come gli istituti cercano di provare a pensare che aiutare le esperienze che si fanno nelle scuole a andare al di là dell'esperienza di scuola, dell'esperienza didattica e provare a diventare invece un interrogativo dentro la collettività, avere la forma per riuscire a andare al di là dell'esperienza didattica importante, ma conosciamo tutti l'esperienza didattica che si fa a scuola, invece a portare queste esperienze didattiche a una dignità di interrogazione forte che viene dal mondo della scuola ma che si apre alla comunità scientifica, alla collettività e più in generale il nostro stare insieme. Vado, ho finito.
alcune sperimentazioni. Qui si apre il grande campo della public history su cui io, Antonella, non so quasi nulla. Lo dico, ok, scusa, ma no, Valeria, ok. Non so se possiamo considerare le sperimentazioni che ci sono state dentro gli istituti per questi per questo 80esimo veri e propri esempi di public history, credo di no, e credo una cosa invece più importante. Gli istituti, per tutto quello che vi ho detto, capite che portano avanti da anni una seria e a volte difficile riflessione su che cos'è la divulgazione della storia nel nostro paese. È stato detto che è un argomento che in Italia è problematico. Cosa vuol dire per gli istituti provare a pensare che cos'è la divulgazione della storia del nostro paese? È innanzitutto provare a pensare di riflettere e prendere consapevolezza dei linguaggi con cui che usiamo per comunicare il passato a pubblici che, a cui il passato può non interessare o sicuramente non è il, non è il pubblico degli addetti ai lavori. E quindi direi che vi sto raccontando forse degli esperimenti di dialogo intorno al passato con la collettività, che non so se sia veramente public history. Sicuramente di questi esempi del passato in dialogo intorno con la collettività ci sono quelli che passano attraverso la rete, gli esperimenti sul web. Interessante, e vi rimando alla pagina di dialogo con le scuole aperta dal sito dell'Istituto di Torino, una pagina che propone dei materiali per le scuole, che sappiamo saranno tutte impegnate, soprattutto a Torino dove c'è un concorso sulle leggi razziali, che quest'anno ha per tema le leggi razziali, quindi propone dei materiali, quindi propone un sapere selezionato, sintetizzato dall'istituto, e nello stesso tempo si apre ad accogliere i lavori delle scuole. Sarà bello vederlo probabilmente tra un po', insomma, tra qualche mese. Sempre sul web, vedremo presto il web doc di Modena con un documentario che ha però già un bellissimo titolo, una surreale normalità, l'Italia al tempo delle leggi razziali. Due sperimentazioni sul tessuto urbano. Noi a Bergamo abbiamo proposto quello che i designer della comunicazione chiamano visual, quello che io ho sempre chiamato campagna di manifesti per le vie di Bergamo, per appunto provare a recuperare un mezzo ormai passato, il manifesto, per rompere la velocità del nostro attraversare le vie. A Forlì un trekking urbano, delle passeggiate sui luoghi della presenza ebraica fra integrazione e persecuzione. Infine, e avrei delle altre cose da dire ma finisco con questo, lo sappiamo, la nostra quello che forse manca, qualcuno avrà notato, è la riproposta da parte dell'Istituto di Trieste, ma prima ancora dell'archivio cinematografico della Resistenza, il restauro e la messa a disposizione del filmato della dichiarazione di Mussolini del famoso discorso di Trieste. Io non so dove metterlo, credo che sia una sperimentazione per noi istituti, in effetti questo filmato adesso sta girando in tanti istituti che lo stanno facendo vedere, su che cosa facciamo di queste cose. Nel senso che ho provato a interrogare i miei colleghi sulle reazioni, a Trieste l'hanno proprio trasmesso in un teatro, era il teatro Omega, in pieno Trieste, con a volte reazioni di applausi, ci sono stati alla fine applausi a scena aperta, probabilmente, e lo metto come finale, che cosa facciamo dell'eredità del fascismo? Ricominciamo probabilmente di qui a ridiscuterne sulle prossime anniversari che ci aspettano come rete. Grazie.